Allora, caro Fulvio, allora procediamo con ordine. Brava, non facciamo, perché non io poi faccio casino. Allora, facciamo prima questi, i calzoncini al forno. Allora, esatto, io ti faccio vedere tutto il procedimento dei calzoncini al forno e ti faccio il nostro. Ok. Cioè, che farcirò con il nostro è quello del pubblico. Esatto, okay. Il nostro inteso di tutti. E poi ho già preparato altri tre versioni. Customizzate, come si dice, customizzate per i nostri mi tre. Piace esatto. Per Evelina, Biagiarelli e Alfio. E Alfio, esatto. Vediamo chi va cosa. Indovinare, perché il indovinare gioco qual è dei quello... calzoni al forno è proprio indovinare cosa c'è dentro. Che esatto. È un giochino che lui faceva appunto durante sì, il lockdown. Esatto, molto, molto bello. Ma che si può fare adesso con gli amici quando. Certo. Perfetto. Ognuno allora, al suo. Ognuno al suo. Utilizziamo due farine. Perché utilizzo la farina di grano tenero tipo 0, 500 grammi e 500 grammi di farina di farro bianco. Naturalmente, chi non ha la farina di farro bianco può sostituirla con tutta farina tipo zero. Ma il farro bianco in questo caso lo metto perché, oltre a dar sapore, faremo una lievitazione diretta, una lievitazione tutta a temperatura ambiente, non utilizzeremo il frigo. Quindi oggi possiamo farli per stasera oppure domani possiamo metterci con la famiglia e prepararli dal mattino poi per la merenda tarda. In Piemonte noi diciamo la merenda sinoira, che è fantastica. Che è quella delle 5 del pomeriggio. Cosa bravissima. Si fa la merenda sinoira? Che è 5, le 6 che fondamentalmente è una cena bellissima. Quello che... Ecco. La merenda sinoira, bellissima. Quindi andiamo a miscelare bene le due farine in modo da avere un composto il più omogeneo possibile. Quando mischiamo le farine è importante fare una bella miscelazione all'inizio. Sembra una cosa non importante, ma è fondamentale perché nel momento in cui poi andremo ad aggiungere l'acqua avremo un composto che è più omogeneo. Mentre invece se le abbiamo separate, soprattutto se utilizziamo delle farine con una quantità di glutine diversa, è bene avere un composto ben miscelato. Non è il caso di setacciarle, in questo caso. 7 grammi di lievito fresco di birra e poi andiamo con l'acqua. Sono 680 grammi di acqua, noi ne avanziamo un po' e iniziamo ad impastare. Sono fondamentalmente gli ingredienti della pizza, dell'impasto della pizza. L'abbiamo fatta in tantissime versioni, naturalmente la pizza, ma questo potrebbe essere benissimo un impasto per pizza tonda, con gli stessi tempi che ti farò vedere, che vi farò vedere qua proprio in diretta. Vedi che andiamo ad impastare con il nostro cucchiaio. In questa fase andiamo a raccogliere la farina secca e non ci sporchiamo le mani. In questo modo... Facciamo questi passaggi, facciamo proprio vedere bene l'impasto perché è fondamentale il modo in cui si fa l'impasto per poi avere poi una pallina effettivamente facile da stendere. Vedi, a questo punto, dove vedi che c'è pochissima farina, io vado con le mani e vado a raccogliere la farina che rimane. Però vedi, le mie mani rimangono pulite. Eccoci qua. Ti faccio vedere l'impasto totale. Naturalmente andiamo avanti per circa una decina di minuti, ma vedi che ci siamo sì, è vero, quasi arrivati, guarda, vedi, è già abbastanza. A questo punto sale, è importante aggiungere e il acqua. Sale, grazie Anto, e la restante acqua solo quando l'impasto è già ben formato, perché la maglia glutinica ha già iniziato a crearsi e nel momento in cui andiamo ad aggiungere la seconda acqua avremo più facilità ad assorbire, a farla assorbire. Continuiamo in questo modo, cioè facendo girare la ciotola e piegandolo verso l'interno. Ricordatevi che Fulvio è mancino, esatto. Quindi è il contrario per chi non lo... Fino a quando il nostro impasto è asciutto. Ok. Quando l'impasto è asciutto possiamo andare con l'olio. L'olio che sono 30 grammi e facciamo lo stesso lavoro. Fino a che non si è assorbito anche l'olio. Perfetto. Allora, prima lievitazione. Temperatura ambiente per circa 6 ore. Temperatura ambiente oggi è una lievitazione a casa dove abbiamo una cucina con il riscaldamento anche acceso, diciamo. Certo. Utilizzando non il frigorifero e quindi facendo tutta a temperatura ambiente, l'impasto a casa potrebbe risultarci un po' appiccicoso. È normale perché utilizzando il frigorifero ci dà la possibilità di renderlo un po' più plastico. In questo caso potrebbe essere un po' appiccicoso. Quindi metto farina sul banco e lo faccio scendere delicatamente, in questo modo. E a questo punto, io con di nuovo un leggerissimo, questa volta sopra, velo di farina, vado a, non tanto perché andremo a fare le palline. Allora, palline da quanto? In questo caso facciamo dei calzoncini
che sono la metà di una pizza o un po' di più, quindi 120, massimo 180 grammi di impasto. Se vogliamo farli più grandi, possiamo naturalmente farli anche 200-250. Però sono carini i calzoncini così, li abbiamo visti prima. Esatto. Secondo me è la giusta misura. A questo punto, vedi, io delicatamente vado a piegarmi le mie palline. Quindi vado con le mani e chiudo. È un impasto molto morbido, eh? Quindi dobbiamo lavorarlo con le mani quasi come facessimo una mozzarella. Mm-hmm. Creare. Ne facciamo ancora alcune. È proprio un impasto che si piega già da solo. Un po' più grandi, un po' più piccole, li mettiamo sulla nostra teglia. Io in questo caso ho messo una leggera carta da forno in modo che si stacchino poi più velocemente. Non ne mettiamo più di 4, massimo 5, a seconda della grandezza naturalmente, vedi? 5 van bene. Sì, le copriamo con, queste le facciamo dopo, le copriamo con pellicola, naturalmente perché non facciano crosta, e ce le mettiamo qua, vedi, io qua guardate, le ho fatte alcune sono più grandi, alcune più piccole, e le ho messe. Quanto tempo devono diventare? Circa, allora, 3 ore a temperatura ambiente, ma vediamo. Come raddoppiano, eh? Il raddoppio della pasta. Perfetto, l'importante è soprattutto i volumi a casa per riuscire a capire quando sono pronti, perché i tempi ognuno di noi ha una temperatura leggermente diversa. Fate per questo che vi facciamo vedere il prima e il dopo. Farina sul banco, ok, da una parte e dall'altra, e andiamo a stendere come fosse una pizza ma senza i bordi. Quindi andiamo a crearci il nostro da una parte e dall'altra e ci creiamo il cerchio di Giotto il più possibile. Lo pieghiamo, se è un po' tenace possiamo allungarlo con le mani. Come fanno i pizzaioli. Sì, sì, in questo caso proprio è una cosa casalinga. E come lo facciamo? Allora, prosciutto cotto. Quello che piace a noi, questo è il nostro, poi voi fate quello che volete, no? Chiaramente. Esattamente. Mozzarella. Un po' di pomodoro. Io non riesco a non mettere il pomodoro, cosa ti devo dire? Per me la pizza senza pomodoro non è una pizza. Ci dà quello sprint che. E poi un po' di formaggio grattugiato, il sale noi glielo mettiamo e gli mettiamo un filo d'olio. Ce l'andiamo a allargare di nuovo e andiamo a chiuderlo in questo modo. Andando a chiuderlo così. Calzoncino, vedete? Bravissima. E poi con le mani, perché ci potrebbe essere un po' di farina, è importante chiuderlo molto bene. Ma se si frigge diventa il panzerotto? Sì, se si frigge potrebbe essere tipo un panzerotto, l'importante è la chiusura del panzerotto dovrebbe essere chiusa ulteriormente quando c'è il ripieno, perché in forno non succede niente se fuoriesci qualcosa, ma invece naturalmente in frittura avremo problemi. Un filo di pomodoro che poi potrebbe bruciacchiare anche un po', ma è anche il bello, no? Della cottura, anche per farci vedere quando è pronto. Naturalmente ne facciamo almeno 2 o 3 per teglia e andiamo in forno 250 gradi per 12 minuti. 12 ai 16 minuti dipende sempre dalla grandezza. Esatto. E io qui ho messo a cuocere questi e a dare di nuovo una riscaldata a quelli dei nostri amici. Allora, vi ricordate che noi, questi qua sono quelli che abbiamo fatto noi, esatto, e sono miei e di Fulvio. Perfetto, e li mettiamo qua. Il mio calzoncino. E adesso aspetta, li apriamo. Aspetta un attimo, ma guarda com'è una roba. Quei tre invece qui, esatto, sono, vedete, hanno delle caratteristiche che noi non sveleremo adesso. Assolutamente no, perché il gioco è proprio quello. Allora, venite qui, allora Evelina, Lorenzo e Alfio. Perché sono dedicati a voi. Voi dovete capire qual è quello, dato che facciamo intanto il nostro. Voglio farti vedere che è fumante. Guardate, il nostro è questo, si vede, guardate che meraviglia, questo è il nostro. Allora, questi qui sono, cioè, non so quale, Evelina, Alfio e Lorenzo. Esatto. Allora, cosa facciamo? Iniziamo a... No, diciamo, secondo te, Evelina, qual è il tuo? Beh, il mio è più asettico. Questo qua è quello lì. Secondo te? Però anche il più pieno. Dici, secondo Lorenzo, me, Fulvio, ci sono delle spezie, c'è una cosa che potrebbe e essere il mio. E questo qui cosa c'è? Potrebbe essere quello di Alfio. Con direi tutto che per esclusione... Penso che sia questo qua. Allora qui c'è... Apriamo. Apriamo. Cosa c'è qua? Allora, qui c'è porchetta, peperoni aspetta un attimo. E gorgonzola. Non secondo è voi mio, di Alfio. E vai. Guardalo che bello. Guarda che bello, facciamolo vedere. Che meraviglia. E questo è suo, lo può prendere. Allora, adesso ti diamo la carta e facciamo tutto. Invece qua... Questo diciamo che... Diciamo che Lorenzo dice che allora, è suo. Allora, qui c'è... Vedi che c'è un ripieno...
di maiale alla pechinese. Assolutamente, senti che profumo che viene su. Sì, era il mio. Senti quella e poi c'è Evelina, dove abbiamo ha capito cercato subito di dare il massimo. È vuoto. Tutto verdure. Pieno di clorofilla, però. Bellissimo. Pieno di clorofilla. E poi c'è il nostro, bene, ragazzi. Il nostro. Allora, io guarda, porto il nostro così lo offro ai telespettatori. Intanto che voi prendete...